Allora, la andiamo sì, da Daniela Pier, vicepresidente di Farmindustria. Così lo punzecchiamo un po'. Voglio capire, allora, perché c'è questa diffidenza nei confronti del generico al suo giudizio? Ci sono solo ragioni storiche? Innanzitutto vorrei precisare una cosa, che oggi il farmaco che viene distribuito tramite la farmacia, ovvero per il quale è scaduto il brevetto, rappresenta circa il 90% del consumo di farmaci per la cosiddetta patologia, per le patologie acute croniche distribuite attraverso la farmacia. La distinzione tra farmaco generico, griffato e non griffato è piuttosto, oserei dire, fuorviante. Il farmaco generico senza griffe è stato registrato previa dimostrazione di avere un più 20 o meno 20, tra più 20 e meno 20, assorbimento rispetto al farmaco originale. Il cittadino italiano ha zero costo per il Servizio Sanitario Nazionale, e quando dico il cittadino intendo il medico, il cittadino, il farmacista, hanno fatto una scelta di mantenere, soprattutto per le patologie croniche, quello che era il farmaco che erano abituati a prendere. Questa scelta non vuol dire che un farmaco è più buono, l'altro meno buono. Vuol solamente dire una cosa, che io che prendo un farmaco da 15 anni non mi assumo la scelta o fra virgolette, il rischio di cambiare solamente per una differenza di prezzo che può essere massimo 50 centesimi. Va bene. Allora, e questo è il punto fondamentale. È una libera scelta del cittadino. Perfetto. Infatti il dottore che prescrive il farmaco da anni continua a prescrivere. Io lo chiederei subito, no, prima di Racca, se non ti dispiace, lo chiederei subito a Daniel Lapierre. Ma come mai, Presidente, in Germania c'è un consumo di generico dell'80%, in Gran Bretagna più o meno le cifre si equivalgono, si curano meno bene di noi, o cioè il motivo qual è? Allora, facciamo una distinzione. Come diceva l'amico Hauserman, abbiamo una partenza molto più lontana nel tempo. Però io credo una cosa, ma noi dobbiamo necessariamente sempre fare riferimento agli paesi esteri. Io credo che l'Italia abbia trovato una via intelligente di approccio, perché ha creato le economie legate alle cadute dei brevetti, ha rispettato la libera scelta del medico, del cittadino nell'ambito dell'utilizzo dei farmaci, in un certo senso ha continuato a sviluppare il proprio apparato industriale, che è uno dei settori strategici per l'economia del paese, e ha garantito ai propri cittadini, a parità di costo per il Servizio Sanitario Nazionale e di conseguenza sua sostenibilità, ha garantito l'aderenza a quelli che erano i farmaci, abbassando i prezzi, a quelli che erano i farmaci che i propri cittadini usavano. In Germania non hanno abbassato i prezzi i farmaci originator. Questa è la grande differenza della via italiana. Sì, noi ci confrontiamo con l'Europa perché pensiamo appunto che poi costi anche di meno, cioè l'abbiamo valutato con i prezzi. A questo punto, Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma, ecco, chiediamo la differenza di prezzi anche da farmacia a farmacia per lo stesso medicinale. Chi è che decide il prezzo di un farmaco? Sui farmaci di fascia A, quelli che il medico di medicina generale prescrive sulle ricette rosse, insomma quelle che prendiamo col Sistema Sanitario Nazionale, il prezzo del farmaco è stabilito dall'azienda farmaceutica con l'Agenzia Italiana del Farmaco. È un prezzo quindi scritto sulla scatoletta. Per quelli che sono invece i prezzi dei farmaci di fascia C, quelli che si danno con una ricetta bianca, quelli che sono a pagamento, questo prezzo è fissato dall'azienda farmaceutica, che può diminuirlo, aumentarlo,
su scelta dell'azienda. E poi ci sono i farmaci di fascia, quelli di farmaci da banco, i farmaci che si prendono senza ricetta medica. Allora, per questi farmaci il prezzo è libero dal 2007 ed è fissato quindi in farmacia dal farmacista o, siccome si vendono anche al di fuori della farmacia, nella grande distribuzione, dalla grande distribuzione. Ecco, allora, grande distribuzione, abbiamo con noi Giovanni Coboli Gigli, l'abbiamo già presentato, presidente di Federdistribuzione. Allora, volevo chiedere, prima di lanciare un filmato, volevo chiedere alla presidente Racca, da quando la legge impone al medico di, nella sua prescrizione della terapia, di indicare il principio attivo e non il nome, non il brand del farmaco, la situazione è cambiata e come è cambiata, se è cambiata, secondo lei? Pone così. Ma la situazione non è cambiata, il medico scrive il principio attivo e insieme al nome commerciale del farmaco. E poi in farmacia il cittadino sceglie, il farmacista aiuta a scegliere il cittadino, ma il cittadino continua a usare il farmaco che ha usato la volta precedente, usa il generico se ha usato il generico o il farmaco di marca se ha usato il farmaco di marca. Certamente siamo stati noi farmacisti che abbiamo dovuto fare conoscere, è stato dato a noi il compito di fare conoscere il farmaco equivalente, che come diceva Hauserman è diventato una realtà molto importante di questo paese. Il medico può comunque sulla ricetta scrivere non sostituibile, quindi può decidere, deve dire al farmacista non lo puoi cambiare. Però io ritengo che, come diceva anche la PER, per il sistema sanitario nazionale il costo è analogo e le piccole differenze di prezzo sono a carico del cittadino. Allora, dico anche che la farmacia ha fatto in questi anni un grandissimo lavoro nelle stare vicino alla gente, perché ha fatto un lavoro, i prezzi dei farmaci, voi sapete, sono diminuiti moltissimo negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni sono diminuiti del 25%, e anche sui farmaci da banco la farmacia si è dimostrata competitiva, sia sui farmaci da banco ma anche sull'extra farma. Grazie, allora la spesa è analoga? Allora, e come diceva dottoressa Racca, allora, una volta il paese non era paese se non aveva farmacia, chiesa e stazione dei carabinieri, quindi era proprio un simbolo quella della farmacia. E adesso è evoluta tantissimo. Quando è che diventerà ambulatorio la cara vecchia farmacia? Ne abbiamo 18.000 che stanno a meno 10 minuti dalla casa di ognuno di noi. In farmacia si va se uno ha bisogno di un farmaco, ma in farmacia dal 2009 con questa nuova legge si va anche per nuovi servizi, una farmacia che è più vicina alla gente. In farmacia adesso si può fare, come dicevate giustamente, un'autoanalisi, in farmacia si possono trovare altre figure professionali, in farmacia si può andare se uno deve prenotare un esame, una visita specialistica, la farmacia fa l'assistenza domiciliare integrata, quindi sta vicino alle persone che hanno più fragilità, e in farmacia si fanno screening e si fa per prevenzione. Quindi una farmacia di alta valenza professionale, una farmacia che sta più vicino alla gente. La gente che ci premia, perché anche ultimamente ci ha premiato dicendo che proprio il farmacista, il professionista, è stato ancora più negli anni vicino alla propria salute. Quindi allora, una nuova dispiace farmacia che negli anni, ho finito, sì, ha fatto tanto, perché sì, negli ultimi anni ha aumentato moltissimo gli orari di apertura ed è stata, sì, ha fatto veramente una politica di prezzo molto importante che sì, ha portato sicuramente ad aumentare la concorrenza. Nessuno di noi che abbia più di 40 anni non ricorda i pellegrinaggi della domenica pomeriggio, quando uno aveva bisogno di un farmaco, andava lì e trovava la bacheca farmacia aperta, e allora bisognava cercare prima il quartiere. Ma anche allora, la mia generazione si ricorda questo. Allora, quindi proprio... Invece ritorniamo dalla Pierre e ritorniamo sui farmaci, perché ci sono tantissimi sprechi. Chi a casa non ha un armadietto pieno di medicinali, o almeno magari io magari scaduti, sì. Ecco, ma non possiamo fare come l'America, là si comprano i farmaci di cui si ha bisogno, nel senso, io ho bisogno di 4 pastiglie di paracetamolo e ne voglio 4 e non 25, cioè una confezione intera. Si risparmierebbe anche in questo modo, no? Allora, tutto può essere ottimizzato, non va assolutamente persa, perché dietro a questa immagine, dicevo prima, dell'esterofilia dell'America, dell'Inghilterra,
del barattolo con 50 compresse, 20 compresse, ci sono tutta una serie di errori medici. Io vorrei tornare a un punto che io ritengo fondamentale. L'Italia ha, su scala internazionale e oserei dire mondiale, uno dei migliori sistemi sanitari che esistono. E questo ha un preciso, ha dei pilastri fondanti. Perfetto, ma come si fa a non sprecare medicinali? La domanda farmacie. Mia. Scusi? La mia domanda era come si fa a non sprecare medicinali? Non sprecare medicinali. Non sprecare medicinali innanzitutto servirebbe una maggiore, con una continua educazione del cittadino all'aderenza alla terapia. È un punto fondamentale. Usare farmaci cronici in modo discontinuo vuol dire sprecare medicinali. Serve, e l'industria farmaceutica e farmindustria, ma tutta l'industria farmaceutica è aperta a lavorare con le istituzioni per trovare le confezioni che oserei definire, fra virgolette, ottimali per garantire la migliore aderenza alla terapia da parte del paziente e la riduzione di eventuali sprechi. Grazie. Credo con i gigli si potrebbe fare allora nella grande distribuzione, no? Esattamente, sì. Esatto. Per legare il tutto. I principi, va bene. Allora, la Pierre, a questo punto invece diciamo che i farmaci venduti in farmacia sono controllatissimi sotto questo aspetto, no? Quindi... Ecco, c'è prego. Ogni farmaco che viene venduto in farmacia è non solo controllato, ma c'è un sistema che funziona benissimo nel nostro paese che assicura la tracciatura di ogni farmaco fino alla farmacia e permette di qualunque di avere una tracciatura e anche nel caso di necessità di fare degli interventi di richiamo e quant'altro. In merito ai farmaci via web, bene. Io vorrei ben stressare un punto per tutti i cittadini. C'è il rischio delle truffe, c'è il rischio della contraffazione, che sono fenomeni differenti, perché la truffa è un danno economico arrecato al cittadino. La contraffazione è un gravissimo danno per la salute del cittadino. Bravo, giusto. Il cittadino dispone di una farmacia che, lo ripeto e non smetterò mai di ripeterlo, è un forte presidio del Servizio Sanitario Nazionale e come i cittadini italiani hanno ampiamente dimostrato di crederci, continuino ad avere il loro punto di riferimento nelle farmacie italiane. Perché questa è la maggiore garanzia per la loro salute. Grazie. Non ultimo, c'è anche un servizio che la farmacia fa di grande utilità, che è quello di rilevare, di contribuire a rilevare tutti gli effetti secondari all'impiego del farmaco e a monitorare il suo impiego. Non buttiamo via questo patrimonio. Grazie mille, grazie a Daniela Pierre, grazie anche ad Anna Rosa Aracca accanto a lei, ai nostri ospiti qui con noi. Purtroppo dobbiamo concludere questo argomento. Allora, 60 anni fa due scienziati americani...